Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi vi presentiamo il tiramisù al pistacchio. È un'alternativa estiva al classico tiramisù. È facilissimo da preparare e molto veloce e sicuramente colpirà tutti gli amanti del pistacchio, in quanto il gusto in questo dolce è veramente intenso. È anche di un'estrema leggerezza, in quanto non ci sono nemmeno le uova. Inoltre, non serve neanche il forno per prepararla. Siete curiosi? Seguiteci in cucina! Iniziamo la ricetta frullando 350 g di pistacchi in piccole dosi fino ad ottenere una pasta densa. Togliamo i pistacchi dai bordi e poi continuiamo a frullare. Alla fine dovremo raggiungere questa consistenza. Andiamo avanti così finché finiamo tutti i pistacchi. Nel frattempo, in una ciotola con acqua fredda, mettiamo in ammollo 6 g di gelatina per 10 minuti. In un altro contenitore mettiamo 300 g di panna da montare fresca e la montiamo finché sarà ben ferma. In un'altra ciotola capiente mettiamo 500 g di mascarpone, i semi di vaniglia, e mescoliamo un po' il composto con le fruste elettriche. Poi aggiungiamo la pasta di pistacchi e la amalgamiamo per bene. Riprendiamo la gelatina e la facciamo sciogliere in un pentolino. La aggiungiamo al composto e mescoliamo per bene. Aggiungiamo poco alla volta la panna montata, mescolando lentamente dal basso verso l'alto. Infine mettiamo 100 g di zucchero a velo. Assaggiate la crema. Se vi piace più dolce, aggiungete fino a 50 g di zucchero. Trasferiamo circa metà della crema in una sac à poche e mettiamo in frigo per 20 minuti. Adesso ci occupiamo dei savoiardi. Quindi ne prendiamo una trentina e li tagliamo in tre parti uguali. Prendiamo un anello richiudibile di 22 cm di diametro e andiamo a inumidire leggermente i bordi per far aderire meglio la carta da forno. Poi posiamo la teglia sul piatto da portata. Cominciamo l'assemblaggio inzuppando leggermente le parti arrotondate dei savoiardi in una soluzione di 2 mocche di caffè e 150 ml di acqua, che poi mettiamo sulla circonferenza dell'anello con la parte rotonda verso l'esterno, così da formare una corona. Con gli altri savoiardi riempiamo la superficie rimasta, cercando di coprire anche i buchi. Versiamo sopra un abbondante strato di crema al pistacchio e la andiamo a livellare per bene. Cospargiamo la superficie della crema con della granella di pistacchi. E andiamo a fare lo stesso procedimento di prima, quindi i savoiardi e poi la crema. Infine facciamo dei ciuffetti di crema con la sac à poche sulla superficie della torta. Cospargiamo nuovamente con la granella di pistacchi e mettiamo in frigo per almeno 6 ore. Ma noi consigliamo tutta la notte. Il giorno seguente tiriamo fuori dal frigo il tiramisù, togliamo l'anello e la carta forno. E voilà! Eccolo pronto da gustare! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, l'assaggio, e ora gustiamo questo meraviglioso tiramisù al pistacchio. Che buono! È un dolce davvero notevole. Subito si nota il gusto intenso del pistacchio,
contenuto in questa crema vellutata e leggera. Poi si nota la granella di pistacchi che abbiamo messo sopra, che dona quella croccantezza in più, e infine il gusto di caffè viene sprigionato da questi savoiardi perfettamente inzuppati. Insomma, è stratosferico, assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo nel prossimo video.